Ditemi quello che volete, che il mondo è cattivo, ingiusto, superficiale, falso, che le persone buone e autentiche ci rimettono sempre. E io vi risponderò che invece, secondo me, i buoni sono i soli possibili vincitori. Sono i buoni i veri trasgressivi. Perché se egoismo, disumanità, assenza di compassione, finzione, sono diventate le regole, beh, i buoni le infrangono proprio tutte. I buoni vincono sempre, anche se non lo sanno. Sapete perché? Perché sono i più forti. Sono così forti da non aver bisogno di prevaricare, imbrogliare, sopraffare l'altro per sentirsi tali. Non hanno bisogno di riflettori per sentirsi illuminati, perché loro la luce ce l'hanno dentro. I buoni vincono a prescindere, in quanto sono superiori, nel vero senso della parola, perché ogni volta superano se stessi per andare incontro agli altri. I buoni vincono perché sono coraggiosi. Hanno il coraggio di sentire tutto, anche la sofferenza, senza innalzare muraglie impenetrabili per proteggersi da un mondo che non li merita, perché sanno che quei muri isolano da tutto, non solo dal dolore, ma anche dalla felicità, anzi, soprattutto dalla felicità. Sanno che quei muri soffocano e che invece per sentirsi vivi bisogna respirare a pieni polmoni. Non tutti nasciamo buoni, pochi lo restano. E allora sono quei pochi che comunque vada, vincono. Farsi cambiare, in peggio, dal mondo. E questa è la vera sconfitta.